La scelta del campo è vinta dall'Italia. Il calcio di inizio toccherà perciò ai biancorossi paraguayani. Sette giorni e una formazione finalmente indovinata sono stati sufficienti per presentare ai connazionali di San Paolo l'autentico gioco italiano. Ma la nostra insistenza offensiva non... La capitolazione della rete di Vardax non tarda. La determina Amadei con una elegante azione sulla destra, conclusa con un dosato passaggio sul piede di Calapellese. Il loro palleggio. L'alterna schermaglia dà vita ad un attacco azzurro. Conclusione affidata a Gli azzurri premono. Fuori netto questo calcio d'angolo. Fuori per pochissimo questo traversone di Muccinelli. Moro può lavorare senza orgasmo. Vargas invece deve tenere costantemente gli occhi aperti. Da Moro la replica paraguayana. L'intero quintetto partecipa. Ultimi minuti del primo tempo. Cappello a Calapellese, tiro. Il portiere Vargas è battuto, ma il fulmineo recupero di Cesares salva il... sorti della partita e giungere così alla qualificazione con la Svezia. È un attacco a massa che nelle intenzioni del Guarani dovrebbe far saltare il dispositivo azzurro di difesa. È in questo quarto la chiara prevalenza tecnico-agonistica dei nostri, le cui azioni non si contano più. Moro sbriga facile lavoro, a differenza del portiere Vargas, chiamato spesso a sbrogliare minacciosi quesiti. Non subirà altri gol per imprecisione di tiro dei nostri e anche per fortuna. Moro adesso è proprio un disoccupato. Gli azzurri sviluppano un'azione più bella dell'altra. Si sparano le ultime cartucce. Fuori lo specchio delle due reti. Il risultato ormai non può mutare. È stata vittoria inutile, ma è servita a dimostrare al di sopra degli errori commessi dai tecnici